A Scuola di Stelle è il titolo di un originalissimo progetto, una scuola estiva di astronomia, istituito dal Ministero dell'Istruzione del Merito, che si è svolto a Piedimonte Matese e che si è concluso con un bellissimo concerto del Liceo Musicale Galileo Galilei di Piedimonte Matese nel suggestivo scenario naturale del chiostro domenicano. Presente anche il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, che ha parlato agli studenti e che noi, a margine dell'evento, abbiamo incontrato. Il dirigente scolastico regionale oggi a Piedimonte, perché? Sono a Piedimonte prima di tutto perché è un piacere essere a Piedimonte, poi per salutare, per assistere alla fase finale della scuola estiva di astronomia Scuola di Stelle, che è un percorso di orientamento e di eccellenza che raccoglie ragazzi da tutta Italia, perché i ragazzi vengono praticamente da tutte le regioni d'Italia e fanno un percorso in cui si mettono insieme diversi ambiti disciplinari, la matematica, la fisica, la musica e l'astronomia. Gli studenti sono arrivati da quasi tutte le regioni italiane, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Dalla Valle d'Aosta a Piedimonte Matese, che esperienza è stata e che ricordi ti porti? Beh, Piedimonte mi ha accolto molto calorosamente, mi sono trovata molto bene e penso che mi ricorderò sempre comunque dei compagni, delle persone che ho trovato qui, che sono veramente meravigliose e anche di tutte le cose che ho imparato. E questo corso che cosa ti ha lasciato? Qualcosa di importante o no? Sì, mi ha aiutato comunque a capire che il mondo dello spazio comunque è un ambito che comunque mi piace, quindi magari proseguirò negli studi. La direttrice del corso, Domenica Di Sorbo, ha poi fatto un sintetico bilancio della bellissima esperienza che quasi certamente verrà replicata il prossimo anno. Allora, il bilancio è sicuramente positivo per il primo motivo, per la comunicazione tra di loro e i ragazzi sono sempre più bravi di noi a comunicare, anche se vengono dal nord, dal sud, dal centro. Quindi sicuramente c'è stata una, dico io da matematico, un'intersezione comune. L'inizio è stato il piacere di lavorare con le stelle, l'amore per l'astronomia, perché noi abbiamo preso praticamente, abbiamo selezionato uno studente per ogni regione per farlo partecipare alla scuola di Stelle, che è una scuola estiva di astronomia per studenti e non per docenti, quindi abbiamo pensato anche ai ragazzi. E per fare in modo che ci fosse una contaminazione nazionale, per questo motivo abbiamo scelto ragazzi da tutta Anche Italia, dalla Valle d'Aosta, sì. dalle Valle d'Aosta, da Bolzano, dal Friuli Venezia Giulia, da ogni regione d'Italia. Manca solamente, mi pare, la Liguria e forse il Piemonte, ma non perché noi non l'abbiamo selezionati, ma perché evidentemente non è arrivato alle loro scuole questa, diciamo, questo valore della scuola di stelle. Infine, ma non ultima, la dirigente scolastica Bernarda De Girolamo ci ha spiegato il perché del corso si è svolto proprio qui, a Piedimonte Matese. Beh, perché Piedimonte vuole aprirsi un po' a tutte le regioni d'Italia, ma non solo, vuole aprirsi a tutto il mondo, perché Piedimonte vuole far sentire la propria centralità e con questo progetto noi abbiamo voluto far conoscere la nostra città in tutte le regioni italiane. Tant'è vero che abbiamo una rappresentanza di studenti provenienti da tutta Italia. Questo progetto nasce nel mese di marzo, quando il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato di concerto con il Liceo Galilei di Piedimonte, con il Comune di Piedimonte, con l'associazione, con il planetario di Reggio Calabria e con la Società di Astronomia Nazionale, abbiamo portato insieme questo progetto, questo bando al quale hanno risposto tantissime scuole. Dal chiostro domenicano di Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.